Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete a questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Oggi leggiamo la seconda parte del Vangelo di domenica scorsa. Siamo sempre a Nazaret, nella sinagoga. Gesù ha letto questo brano di Isaia, questo suo programma, in un certo senso, il programma della sua vita, il senso della sua vita, lo ha commentato dicendo: oggi è il giorno della salvezza. E tutti sono meravigliati e stupiti di questa sapienza che viene da questo loro compaesano, questo giovane che avevano visto crescere in mezzo a loro. Gesù capisce che c'è un'attesa. Che attesa è quella dei suoi compaesani, dei nazaretani? È l'attesa di qualche miracolo, è l'attesa di qualche soluzione veloce ai loro problemi, è quell'attesa da cui spesso Gesù fugge, l'attesa di qualcuno che mette, forse anche noi ce l'abbiamo a volte, un tappo nei buchi della nostra vita, che magicamente ci risolve le cose. Gesù si sottrae a questa lettura, a queste esigenze, all'esigenza del miracoloso, del meraviglioso, delle soluzioni facili. Si sottrae e racconta due episodi dell'Antico Testamento che loro ben conoscevano, che Dio non è così. Dio non è in tasca a nessuno, non è proprietà di nessuno, neanche di quelli di Nazaret. Perché Dio va, come il profeta Elia, da una vedova straniera, perché Dio va, come il profeta Eliseo, a guarire un generale siriano, cioè pagano, che era lebbroso. Questi sono due esempi per dire: Dio è il Dio di tutti i popoli, di tutte le genti. Dio lavora, diciamo così, e salva al di là dei confini, al di là dei nostri schemi. Dio è più grande, il cuore di Dio è per tutti e non è proprietà di nessuno e non è il Dio dei miracoli facili che vengono a risolvere subito, in maniera magica o automatica, i tuoi problemi. Davanti a questa rivelazione che apre il cuore, gli abitanti di Nazaret reagiscono in maniera molto dura. Lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era la loro città, per buttarlo giù. In questo senso Luca già prepara, diciamo, fa intravedere come andrà a finire. Andrà a finire con il rifiuto dei suoi, di quelli più vicini, di quelli che lo conoscevano meglio. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Una parola molto bella, perché Gesù di Luca cammina sempre, è il grande marciatore, sempre sulla strada, la strada verso Gerusalemme, la strada verso il suo destino di dono, di morte, di risurrezione, perché la parola di Dio non può essere fermata, perché puoi ostacolarla, puoi chiuderti, puoi mettere il bastone fra le ruote, diciamo così, al progetto di Dio,
Il Signore rispetta la nostra libertà, ma non si fa bloccare dai nostri no, dai nostri rifiuti. Certo, Luca ci dice anche che ogni vero profeta avrà più o meno questo destino, ogni vero cristiano avrà dei problemi nella sua testimonianza, non sarà accolta sempre, non ti batteranno tutte le mani, però se tu vuoi andare dietro Gesù, se tu vuoi metterti in cammino dietro a Lui, devi essere anche disposto a pagare qualcosa di persona, a non lasciarti scoraggiare di fronte al rifiuto, ma a continuare per mostrare un volto di Dio più grande delle attese degli uomini.